Sì, se per trapani sì, ci mettiamo magari il volume più basso nel caso in cui dovessero entrare people. Zio Billy. Super zio Billy. O la metà e lavoriamo anche di meno. Spettatori simultanei 2. Allora, non so se sia qualcuno davvero collegato qua, non riesco molto a capirlo. Comunque, qualora ci fosse collegato qualcuno, davvero. Le domande, tempo delle domande tipo forum, potete farle, poi vi rimandiamo alla risposta del pubblico nel caso. Possibilmente argomenti di quinta, visto che in teoria dovrebbe essere una cosa un po' specifica per chi ha la maturità, nonostante non si sappia neanche come sarà fatta la maturità, ma nel caso, insomma. Come avete visto sotto da qualche parte, comunque sul canale ci sono due live in contemporanea, una di Matteo, una mia, sono esattamente ambivalenti, sono equivalenti, quindi dove volete inserirvi, inseritevi, fate pure domande, non cambia niente per noi. E basta, adesso sono 5-6 spettatori, domande, domande, fate domande, sai c'è una latenza, probabilmente questo mio discorso arriverà tra 20 minuti, in realtà. Ai fruitori, però va bene lo stesso. Va bene lo stesso. Comunque io e Matteo siamo in collegamento, quindi se avete dubbi, domande a cui uno non può rispondere, vi rimandiamo all'altro e viceversa, quindi insomma cioè, ci intercambiamo, non è un problema. Se nessuno dei due sa rispondere, ragazzi, ci diamo alla ago e filo, io direi punto croce al massimo, ok, comunque. Hey, ho un primo messaggio, hey, halloa, halloa everybody. Sotto con le question. Assolutamente, qui sono già una dozzina di spettatori. Che ne pensi? Oh, che ne pensi della fase 2? Ai ai ai. Iniziano domande politiche difficilissime. Ai ai ai. Allora, che ne pensi della fase 2?
una cosa complicata da discutere, la fase 2, perché in realtà noi potremo, cioè noi, io almeno come comparto ricerca, Matteo è legato alla scuola, quindi non potrà, ma io potrò tornare a lavorare. È tutto molto poco chiaro il come, cioè verosimilmente potrò tornare a lavorare, ma servono dei permessi speciali da parte dell'università per entrare dentro al laboratorio. Non sembra che sia così fattibile farlo, bisognerà essere in tot persone in tot metri quadrati, bisognerà stare a una distanza di 2 metri l'uno dall'altro, insomma è tutto molto discutibile e discusso ancora, e soprattutto quello che mi fa molto girare le balle è che è tutto molto deciso da ogni singola università, cioè non c'è un regolamento comune per tutte le università come dovrebbe essere, e basta, quindi insomma è così purtroppo, non c'è niente di chiaro, ecco. Possiamo fare anche una sessione di politica, secondo me, potremmo farla. Apriamo un canale di politica sulla scienza. Oppure fondiamo un nuovo stato, uno stato tecnocratico, uno stato di tecnocrazia, cioè che viviamo grazie alla tecnologia e basta. C'è un bel delay di quello che io dico e quando viene registrato, però va bene. È un po' inquietante questa cosa. Io intanto sono collegato anche con Matteo dall'altra parte, quindi con un orecchio sono con Matteo, guardo i vostri messaggi, c'è un ritardo della Madonna nella live, quindi top direi. Bene, voi non tornerete, voi ragazzi non tornerete più a scuola, cioè la verità dei fatti è che voi non tornerete più a scuola, la vostra carriera scolastica è finita, basta, cioè... Non, nessuno tornerà più a scuola. Siamo stati vinti dal virus e via. Magnetismo. Va bene, magnetismo. Sì, cosa sul magnetismo? Allora, qui c'è un primo argomento che è il magnetismo, ma bisogna un po' capire se c'è qualche domanda specifica legata al magnetismo, oppure se ne parliamo dalla definizione di campo magnetico in avanti con le leggi che riguardano poi la relazione che c'è tra campo elettrico e campo magnetico e così via. Quindi prima di iniziare a parlarne, siccome è un argomento troppo vasto, ditemi voi se c'è un'indicazione. Elisa Bartoli, dimmi tu se c'è un'indicazione specifica oppure no. Era da un po' che io non facevo una live, ormai Matteo è diventato il campione assoluto mondiale di tutte le live, che ha raggiunto un numero esorbitante di live, sempre un po' emozionante barra inquietante. Un po' tutto, va bene, ok. Va bene. Allora, che cosa possiamo cominciare per quanto riguarda il campo magnetico? Allora, vabbè, magnetismo in generale. Allora, il magnetismo è trasformazione di Lorentz. Allora, iniziamo con magnetismo. Il magnetismo è tutta quella parte legata allo studio dei campi magnetici che riguarda l'insorgenza del campo magnetico stesso. Il campo magnetico che viene definito in due modi in fisica, o tramite la quantità vettoriale B o tramite la quantità vettoriale H. Una delle due, una in realtà è il vettore induzione di campo magnetico, l'altra è il vettore campo magnetico. La terza domanda rispondo dopo. Quindi, come facciamo a definirlo? Allora, intanto campo magnetico come si genera? Si è data una carica in generale puntiforme, Q, che può essere positiva o negativa, Q
quando questa carica ha una certa velocità V in una regione che è caratterizzata da un campo elettrico, il moto di questa carica produce campo magnetico. E questo si vede poi con le leggi più avanzate, che sono le leggi delle equazioni di Maxwell, che legano appunto la variazione di campo elettrico, quindi la perturbazione del campo elettrico tramite una carica elettrica che si muove all'interno di esso, come generazione di campo magnetico. La prima legge utile di campo magnetico è la forza di Lorentz completa. La forza di Lorentz voi l'avete vista probabilmente soltanto con la carica elettrica, quindi la forza di Lorentz, ovvero la forza che ha una carica in moto, è data dalla carica per il campo elettrico più la velocità della carica, ma la formula completa è la carica puntiforme per il campo elettrico più la velocità della carica vettore campo magnetico, quindi viene legata un po' tutto quanto a sia il campo elettrico e il campo magnetico. Scusate se parlo in maniera un po' interrotta, ma anche nelle orecchie Matteo intanto non è sempre facile riuscire a parlare. Questo è per quanto riguarda la forza di Lorentz, quindi la forza che ha una carica all'interno di un campo elettrico che sviluppa un campo magnetico. Dopodiché c'è il campo che viene generato all'interno di un circuito. Il campo che viene generato all'interno di un circuito dipende dalla lunghezza del circuito elettrico di cui stiamo parlando e dalle costanti dielettriche che lo caratterizzano. Quindi fondamentalmente è un prodotto di costanti che sono mu0 fratto 4π greco, quindi la costante dielettrica, non dielettrica, diamagnetica del vuoto, fratto una costante che è il 4π greco, che moltiplica l'intensità, cioè scusatemi, la lunghezza di un filo percorso da corrente vettore spostamento R, dove il vettore spostamento R non è nient'altro che la distanza che separa l'origine del sistema di riferimento rispetto alla carica che è in moto sul circuito che si sta spostando. Un po' incasinata forse come cosa, come l'ho spiegata, tutto fratto ovviamente il valore assoluto, il modulo quadro dello spostamento, quindi sarebbe costante per I vettore R tutto fratto R al quadrato. Questo è sempre campo magnetico ed è la legge che voi avete chiamato probabilmente legge di Biot-Savart. Cosa ne pensi, cosa pensi di fare in futuro? Sempre l'università da casa? Cosa pensi di fare in futuro? Sempre l'università da casa, almeno la parte di spiegazione teorica? Non ho capito la domanda, Paolo Corna. Non ho capito la domanda, scusami. Banalmente, comunque, se voi volete descrivere un campo magnetico, quindi se volete descrivere il magnetismo, quello che potete fare semplicemente è andare a descrivere quelle che sono tutte le equazioni di Maxwell. Le equazioni di Maxwell sono quattro equazioni che descrivono completamente il campo elettromagnetico, quindi tutto quanto, e fondamentalmente vanno a vedere qual è la circuitazione di campo elettrico, la circuitazione di campo magnetico e le fluttuazioni della variazione di campo elettrico e di campo magnetico. Quindi per descrivere completamente il magnetismo bisognerebbe parlare delle equazioni di Maxwell. In generale, cos'altro possiamo dire? Possiamo parlare delle linee di campo, che sono molto diverse rispetto a quelle di campo elettrico. Campo elettrico sono linee di campo aperte che tendono all'infinito, sia per quanto riguarda le cariche positive e quelle negative. Quelle positive vanno verso l'esterno, quelle negative verso l'interno. Le linee di campo magnetico, invece, sono sempre linee chiuse. Cioè sono sempre linee che hanno un'origine, un nord, diciamo, e un sud che è un punto di entrata. Quindi c'è sempre una circuitazione di campo magnetico e la circuitazione di campo magnetico, meglio la divergenza, scusatemi, di campo magnetico è sempre zero, dove divergenza vuol dire dove vanno a finire le linee di campo magnetico. Quindi il campo magnetico tendono sempre a rientrare. Questo perché non è possibile spezzare un magnete e non ottenere un polo nord e un polo sud. Quindi si ottengono sempre tutte e due. Elisa, poi dimmi tu nello specifico, perché io ho parlato della legge di Biot-Savart, le leggi di Maxwell, sto parlando di linee di campo, però andando a braccio è difficile dire esattamente di che cosa ci può essere bisogno, quindi fammi sapere tu se c'è qualcosa di più utile, ecco. Paolo Corna, ripeto, non ho capito la domanda, cosa pensi di fare in futuro sempre università da casa? Cosa penso di fare? Io continuerò a fare il dottorato, una volta finito il dottorato vedrò cosa fare. Nel senso che non so se poi andrò a fare qualcosa più legato alla ricerca, quindi rimarrò in università, però
con dei postdoc, oppure se uscirò e andrò a cercare qualcosa a livello di ricerca e sviluppo in industria. Questo non lo so. Più verosimile che rimanga in università per inclinazione personale, però tutto da vedere. Purtroppo è un mondo molto strano in cui lavorare, quindi non hai mai una certezza effettiva da quello che ho visto finora. Giulio Giamello. Teo, tu hai risposto a un certo Giulio Giamello? Allora, vediamo un po' le trasformazioni di se non ci sono altre domande nel mentre. Se stiamo parlando delle trasformazioni di Lorentz, certo. Allora, trasformazioni di Lorentz, parliamo di relatività, quindi stiamo parlando della relatività ristretta, quindi Giulio Giamello, rispondo a te. Giulio, rispondo a te. Per quanto riguarda le trasformazioni di Lorentz, le trasformazioni di Lorentz sono trasformazioni che vennero introdotte un pochino prima rispetto alle leggi della relatività speciale, quindi molto prima rispetto alla relatività generale, e sono le leggi di trasformazioni delle coordinate, quindi di tutte quante le coordinate che vengono prese in considerazione in uno spazio tridimensionale: la coordinata x, la coordinata y, la coordinata z e la coordinata tempo, che è una coordinata che introduce proprio Lorentz prima di Einstein, prima delle leggi della relatività speciale, per vedere quali sono le sue trasformazioni quando abbiamo degli oggetti che si muovono ad una velocità minima di c terzi, cioè ad una velocità che è prossima alla, si dice prossima alla velocità della luce, quindi quando le lunghezze e il tempo subiscono effettivamente delle variazioni. Okay? Quindi in concreto che cosa succede? In concreto succede che tramite delle costanti che vengono definite costanti di Lorentz, che sono il fattore gamma e il fattore beta di Lorentz, si va a calcolare le trasformazioni che non sono altro che la trasformazione sulla coordinata y e z. Quando siamo in moto monodimensionale non avviene, quindi la particella che si muove in un'unica direzione in y e in z rimane esattamente identica. Per quanto riguarda invece la coordinata x, dove la particella si sta muovendo, c'è una dilatazione per quanto riguarda c'è una variazione, scusate, per quanto riguarda della sua lunghezza, ovvero la nuova coordinata della particella che si muove a una certa velocità è data dal fattore di trasformazione di Lorentz gamma che moltiplica x meno vt, che non è altro che lo spostamento che è compiuto dalla particella. E per quanto riguarda il tempo, la stessa cosa, c'è il nuovo tempo t' che viene calcolato in un sistema di Lorentz, quindi considerando una particella in moto a velocità almeno c terzi, non è altro che il fattore sempre gamma, che poi beta e gamma sono uno inverso dell'altro, che moltiplica il tempo meno il fattore v fratto c al quadrato per x, dove questo non è altro che il fattore tempo della particella in moto. Quindi banalmente cos'è una trasformazione di Lorentz? Sono le trasformazioni coordinate, le vecchie trasformazioni di Galileo, ma riviste con la correzione della velocità della luce, quindi quando le particelle viaggiano a velocità almeno di c terzi. Quando si utilizzano, in realtà queste trasformazioni andrebbero utilizzate sempre. Se voi le utilizzate con particelle che vanno ad una velocità molto più bassa rispetto a quella della luce, non fate altro che ritornare alle vecchie trasformazioni di Galileo. Quindi le trasformazioni di Lorentz sono un'estensione delle trasformazioni di Galileo, semplicemente, che vi dicevano che il passaggio tra due sistemi di moto, tra due sistemi inerziali, avveniva semplicemente tramite la somma delle velocità. Quindi spero di essere stato chiaro, nel caso ovviamente lo ripeto in modo diverso, anche un tablet su cui scrivere, quindi ditemi voi se dimmi tu Giulio se è chiaro o meno. Quindi. Paolo Corna, mi riferisco al modo di fare lezioni in questo periodo a distanza, cosa ne pensi di portarlo avanti anche dopo la situazione Covid, almeno per le università? Paolo, rispondo a te. Allora, assolutamente sì, nel senso che come facciamo lezioni noi, in realtà lo stiamo portando avanti a 2 anni e mezzo. Se ti riferisci alle live, tutto dipenderà dal tempo, perché chiaramente le live vengono portate avanti più da Matteo che da me, perché io durante il giorno lavoro normale, tra virgolette, in università, quindi non avrei il modo di collegarmi. Invece Matteo, dovendolo fare per la scuola, unisce le due cose, cioè fa il lavoro sul canale e il lavoro per la scuola.
Riusciremo a portarle avanti? Così probabilmente no, però sicuramente aumenteremo il numero delle live, magari le terremo una o due settimana. Comunque penso di sì, ma un po' più di questo tipo, cioè un po' più di botta e risposta sui vostri dubbi di varia natura, magari più focalizzati su qualcosa, non so, più su argomenti o classi specifiche, quindi gente vicina alla maturità, dubbi per quanto riguarda la scelta universitaria, altri problemi, magari ci focalizzeremo, faremo una live per dire sul campo elettromagnetico, una sulla termodinamica o cose del genere, ma cose più focalizzate, ecco. Quindi sì, lo porteremo avanti, ma in modo più soft. Sempre che questa situazione finirà in tempo ragionevole. Caterina, hai qualche consiglio per memorizzare tutte le dimostrazioni e teoremi del programma di matematica? In vista dell'orale, guarda, facendo fisica e matematica vieni fuori dagli esami di analisi 1, 2, 3, eccetera, dove hai centinaia di teoremi da imparare a memoria, letteralmente centinaia. Non c'è purtroppo un trucco, l'unico trucco che ti posso dare è riscrivere tante volte, cioè una volta memorizzato e capito l'enunciato del teorema, mi chiamo intanto Caterina, sfondo a te, quindi per quanto riguarda quello che stavi dicendo, quello che ti consiglio è una volta capito l'enunciato del teorema e quindi comprese le conseguenze che può avere, ti consiglio di scrivere la dimostrazione tantissime volte fino a che non ti entra proprio dentro ed è una cosa che memorizzi sia a livello meccanico sia a livello di passaggi. Questa cosa qua ha un duplice effetto. La prima è che nel momento in cui per la tensione ti viene meno il fatto che non te lo ricordi perché sei troppo tesa, se hai capito la logica che c'è dietro al teorema, ti riesci a raccapezzare. Al contrario, se non ti raccapezzi più perché ti sembrano dei passaggi strani che non ti tornano più in mente, la memoria ti viene in aiuto e ti fa andare avanti dal punto di vista meccanico. Quindi il mio consiglio è prendi un foglio e scrivi tantissime volte la dimostrazione. Adesso non so quante ne avrete da memorizzare, ma fidati che se si fa per analisi è fattibile, penso per un po' anche l'esame di maturità, se ti riferisci a quello. Quindi tranquilla, si può fare, ecco. Ettore Riccio, io sono in prima liceo scientifico, è difficile la fisica o è solo un assaggio? Bella domanda. La fisica non ha una difficoltà fissata ai diversi anni, nel senso che chiaramente può risultarti più facile quella del primo anno, magari più difficile quella del secondo, più semplice quella del terzo e così via. Quindi è difficile in senso assoluto? No, dipende da quanto hai la possibilità di studiarla e quanto ti ci metti sotto con esercizi soprattutto e lo studio della teoria. Rispetto alla matematica del liceo che invece è molto più meccanica, ritengo che ci sia un po' più da pensare in fisica, questo non vuol dire che sia più difficile o più facile, è semplicemente un modo diverso di approcciare la cosa e devi farti tante domande, devi farti tante domande e devi cercare sempre di andare a fondo dei problemi. Quindi non c'è una risposta, purtroppo se è difficile o meno perché dipende. Dalle persone, stavo dicendo dalle pensioni, ma dalle persone in generale no, ti dico, è una cosa per la quale sicuramente ti devi impegnare e per quanto talento o comunque intuizione tu possa avere, ti devi comunque impegnare sicuramente. Prego, prego, poi se avete altre domande, continuate pure, probabilmente. Probabilmente alcuni di voi poi sono anche dall'altra parte con Matteo. Stiamo rispondendo in doppio alle domande per cercare di stare dietro un po' tutti. Quindi se avete domande anche relative ad argomenti prevalentemente di quinta, come abbiamo detto, perché volevamo lasciare un po' più di spazio ai ragazzi di quinta, ma è lo stesso, va bene qualsiasi cosa. Paolo Corna mi diceva, mi riferivo in generale alle lezioni scolastiche. Cosa, beh, penso che in generale, al di là di noi, penso che verranno portate avanti delle nuove modalità didattiche, cioè comunque verrà tenuto molto in conto il fatto che di riuscire a tenere un po' a casa, probabilmente portare un po' la scuola a casa dei ragazzi e quindi verrà sfruttato un po' di più. Come cosa, poi che sostituirà completamente la modalità scolastica a scuola, non credo, anche per una questione pedagogica e sociologica, non credo che sarà così facile il fatto di tenere a casa i ragazzi e basta. E, quindi penso che diventeranno un po' due cose miste, ma non elimineranno non elimineranno la scuola in questo senso, le lezioni.
Esther, non ho capito quello che hai scritto, ma lo stesso, va bene. Il nostro prof di fisica ci ha inviato un vostro video come lezione di ripasso sulla statica dei fluidi. Madonna, da spararsi, terribile. Deve essere abbastanza inquietante, probabilmente, vedere i nostri video in classe insieme a tutte le altre persone, però per noi è solo pubblicità e va solo bene, quindi. Prego poi per altre domande, se ce ne fossero. Credo di aver risposto intanto a quelle che c'erano. Adesso la maturità non è molto chiaro come verrà fatta, anche, cioè se ci saranno, cioè che prove ci saranno, perché poi alla fine continuano a cambiare. Adesso probabilmente mi avranno messo soltanto un orale, ma non ho ben capito se poi la cosa evolverà, se in realtà dalla prossima settimana vi cambieranno ancora le cose o piuttosto che, insomma, quest'anno sarà molto particolare. Come anche l'ingresso all'università, tutto da vedere come decideranno di fare i test d'ingresso, che ovviamente non si possono mettere 500 persone in un'aula per farli, quindi lo vedo difficile. Che domande difficili che ti fanno a te, Teo. Computer oramai è 200 gradi. Teo, se hai domande in coda. Un ripasso di Coulomb, va bene, ok. Per quanto riguarda le leggi, quindi dell'elettrostatica, stiamo parlando. Ok, allora partiamo da. Allora, per quanto riguarda la legge di Coulomb, in realtà la legge di Coulomb l'avete già vista quando avete studiato e introdotto la legge di gravitazione universale di Newton, perché è fondamentalmente esattamente la stessa cosa, cioè quando voi avete due cariche puntiformi che interagiscono tra di loro si instaura una forza, cioè si instaura una forza che può essere attrattiva oppure repulsiva, che tende ad avvicinarle oppure tende ad allontanarle. Per quanto riguarda la legge di Coulomb nello specifico, è caratterizzata da che cosa? È caratterizzata da una costante moltiplicativa iniziale che moltiplica il prodotto delle due cariche, quindi l'intensità delle due cariche, fratto la loro distanza al quadrato. Come era fatta la legge di gravitazione universale? La legge di gravitazione universale era esattamente la stessa cosa, ma si giocava con le masse, quindi quando si utilizzavano masse estremamente grandi in grado di deformare le forze, quindi in grado di plasmare le forze, fondamentalmente quello che si aveva era una costante che era la G grande di gravitazione universale che moltiplica le due masse, massa 1 e massa 2, fratto la distanza al quadrato. Quindi di base sono esattamente la stessa cosa. Che cosa cambia? Che la forza di gravitazione universale può essere solo attrattiva, non può essere una forza repulsiva. E non è caratterizzata, e le intensità di cui stiamo parlando sono masse, invece d'altra parte stiamo parlando di cariche elettriche, semplicemente, quindi cambia il tipo di, cambia il tipo di forza, obiettivamente. Poi su Coulomb in realtà, cioè fondamentalmente una delle forze che si applicano più di frequente, perché ogni volta che io ho una coppia di cariche o una carica di prova, alla fine tende ad attrarre o a respingere altre cariche, quindi è forse la forza più comune in assoluto ed è per quello che è stato anche abbastanza semplice derivarla all'inizio. Secondo te qual è la facoltà più difficile all'università? Boh, non so, non credo ci sia una vera facoltà più difficile all'università, sicuramente matematica e fisica, come anche ingegneria,
possono essere molto complicate, ma ad esempio personalmente non avrei mai fatto nella vita giurisprudenza, perché non sarei mai stato in grado di memorizzare tutte le cose che devono memorizzare loro. Quindi dipende un po' da che forma mentis hai. Non c'è qualcosa di estremamente difficile o estremamente semplice, dipende un po' da che forma mentis hai, da quali sono le tue inclinazioni personali. Consigli su come affrontare il test d'ingresso, nello specifico la normale, la Madonna, ma va bene anche più in generale. Allora, per affrontare il test d'ingresso alla normale, è semplice, devi pagare il professore normale per farti ammettere. No, nel senso che il test alla normale è estremamente selettivo, perché la normale prende pochissime persone, perché ha una classe di scienze, una classe umanistica, una classe di economia, cose del genere. Non è un'università normale, cioè, ecco, un gioco di parole terribile, ma non è un'università come tutte le altre, quindi prende delle vere e proprie classi di persone, da 10 se non sbaglio 15. Il test alla normale io non l'ho fatto personalmente, né per la triennale né per la magistrale, lo ha fatto Matteo quella della triennale, dicendomi che sostanzialmente prevedeva argomenti che vengono poi affrontati nel primo anno dell'università, fisica o matematica. Quindi se voi avete studiato, cioè se vi siete portati molto avanti, diciamo che siete avvantaggiati, ed è il motivo per cui il test alla normale non può essere fatto da persone che hanno già frequentato l'università, almeno un anno di università, perché sarebbero avvantaggiate. Per quanto riguarda i testing, quindi non saprei dire esattamente scuola della normale. Per quanto riguarda in generale i test d'ingresso, in realtà non c'è una vera e propria indicazione. Penso che una persona pronta per la maturità, cioè pronta un po' di tu su tutte le materie, possa essere ammessa più o meno in tutte le facoltà. Poi è chiaro che dipende dalla vostra sgaiezza, perché poi ci sono anche test che riguardano le conoscenze generali delle persone o la logica, e queste sono cose che sono un po' difficili. Sono un po' difficile, diciamo, da allenare. Quindi purtroppo è difficile dare un'indicazione precisa. Di sicuro prestare molta attenzione al programma di fisica e di chimica anche che ci sono alle superiori è importante, perché vi dà anche la forma mentis per poter affrontare diversi tipi di domande. Nello specifico dipende un po' da cosa intendi, cioè se intendi test d'ingresso appunto da medicina piuttosto che quello di fisica. Quello che io so, fisica e matematica ancora oggi non hanno un test d'ingresso, cioè hanno un test che è un test così, un pro forma fondamentalmente, ma non è una cosa che vi impedisce di iniziare a studiare la facoltà di matematica e fisica. Quindi questo è quanto, ecco. Se vuoi sapere, Giulio, qualcosa in più del test alla normale, e online ci sono tutti i loro test che sono stati fatti nel passato. Io li ritengo una cosa folle, perché sono di una difficoltà molto molto alta, in realtà un po' troppo elevata per delle persone che sono in quinta liceo, e secondo me non vanno a valutare effettivamente la preparazione di una persona prima dell'università, ma sono dei test che vanno a valutare quanto hai studiato più degli altri in senso assoluto di quella materia, e non, francamente non ha molto senso. In facoltà io e Matteo avevamo delle persone che erano tranquillamente capaci, sarebbero state tranquillamente capaci di essere ammesse alla normale, di passare tutti gli esami alla normale, ma non sono andate semplicemente. Quindi non è che chi va alla normale è più intelligente degli altri, ecco, quindi questo è quanto. Simone Olivieri, un ripasso sugli integrali, volentieri, lo posso fare anche dal tablet, non è una roba particolarmente difficile. Un ripasso però cosa stiamo intendendo? Cioè, vogliamo andare a vedere come si calcolano diversi tipi di integrali? Va bene, allora, banalmente per quanto riguarda gli integrali esistono diverse classi di integrali, quindi esistono diversi tipi. I primi tipi di integrali che voi andate a studiare sono gli integrali che vengono chiamati integrali immediati. Gli integrali immediati sono tutti quelli integrali di cui ci sono direttamente delle formule. Ad esempio, mi viene in mente l'integrale di e alla x in dx, che è uguale all'integrale di e alla x, semplicemente. Poi per quanto riguarda integrali noti, come possono essere l'integrale di x elevato alla alfa in dx, questa cosa è semplicemente integrale di 1 fratto alfa alla x, cioè per x alla alfa 1 fratto alfa, per x alla alfa più 1. Ad esempio, e così via, quindi tutte quelle formule che in realtà sono formule fissate e note. Questi sono i più semplici, avete le tabelle per poterli risolvere. Poi ci sono altre due o tre classi di integrali un po' più complicate, sono gli integrali per sostituzione, gli integrali per sostituzione sono integrali che sono
sufficientemente semplici da fare, ma bisogna essere sgai nel vedere dove poterli utilizzare. Servono più o meno 1 miliardo di esercizi per poter fare bene gli integrali in maniera svelta. E semplicemente quello che vi chiedono di fare, ad esempio, se voi avete, non lo so, l'integrale di e elevato alla 2x in dx, una sostituzione intelligente può essere che 2x è uguale a k, semplicemente, e da lì voi vi ricavate tutto quanto, quindi andate a ricavarvi sia l'integrale di base e l'integranda di base come cambia in funzione di k, che il differenziale di x come cambia in funzione di k. E quindi avrete un integrale più semplice da calcolare e alla fine risostituite. Non c'è una regola per dire che si utilizza l'integrale di sostituzione piuttosto che l'integrale, un altro tipo di integrale, è una questione di furbizia ed esercizio. L'altro tipo di integrale è integrale per parti esiste una formula per poterlo fare, ovvero voi avete l'integrale per parti, vediamo se qualcosa si può vedere da, a partire da tablet, ma non lo so in realtà se voi vedrete qualcosa da questa cosa qua, non so vedere che cosa vedo io in realtà dal tablet. Vediamo. Non si sa, c'è troppo ritardo anche. L'integrale per parti, semplicemente che cos'è? L'integrale per parti è... Vabbè, qualcosa si vede, dai. L'integrale per parti è semplicemente una formula che voi dovete adoperare, ovvero quando voi avete l'integrale di f di x per una g' di x in dx, l'integrale è dato da f di x per g di x meno l'integrale di f' di x per g di x in dx, ovvero nell'integrale per parti voi dovete riconoscere che cosa? Chi è la vostra f, e quindi la funzione che poi dovrete derivare diventerà la vostra f' e chi è la vostra g', ovvero la funzione che dovrete integrare al fine di ottenere la funzione g. Pertanto poi le metterete dentro la formula e potrete ottenere direttamente quanto vale l'integrale per parti. Queste sono le cose più importanti. Poi purtroppo un ripasso di integrali bisogna, quello, il mio consiglio principale è fate un sacco di esercizi. Io ricordo che alle superiori per limiti ed integrali ho fatto, non lo so, centinaia e centinaia di esercizi, perché alla fine è l'unico modo per farli venire veloci, e questo vi torna utile poi all'università, perché il primo anno tra analisi eccetera ve la smazzate tutta tra integrali, ecco. E quindi penso che questa sia la cosa più easy da poter fare, ecco, per riuscire a capire bene come fare gli integrali, fare un sacco di esercizi. Ci sono un sacco di tantissimi PDF delle università online su integrali svolti per capire come poterli fare, e più ne fate più sicuramente potete migliorare. Non ho mai capito la differenza tra direzione e verso di un vettore. Allora, cominciamo da questo. Differenza tra direzione e verso. Allora, il verso di un vettore è dove un... Oh, Leonardo Gennai sta rispondendo. La direzione è l'orientamento del vettore, quindi su quale linea può essere identificato. Il verso è il senso di marcia del vettore. Perfetto, Leonardo. Non avrei saputo dirlo meglio. Esatto, poi la seconda domanda, non ho mai capito la differenza tra massa e forza peso, sono due cose completamente diverse. Allora, la massa è la direzione di una retta, una retta è un ente geometrico primitivo, attenzione, quindi non ha una direzione né tantomeno una definizione, cioè la retta si estende all'infinito in entrambi i suoi versi, quindi non è definibile la direzione di una retta. E per quanto riguarda la differenza tra massa e forza peso, per quanto riguarda la massa non è nient'altro che una caratteristica intrinseca del corpo, che poi verrà modificata dalla teoria della relatività, cioè che subirà delle variazioni in funzione della velocità del corpo, però è fondamentalmente una caratteristica intrinseca del corpo, cioè io ho una determinata massa che si misura con l'unità dei chilogrammi. Per quanto riguarda invece la forza peso, come tutte le forze, è un effetto, cioè qualcosa che viene prodotto tramite la seconda legge di Newton, quindi è il prodotto di una massa per un'accelerazione di gravità. Ovvero, se io dico io peso, perché poi in italiano c'è un po' di mismatching a livello linguistico, perché se io dico io peso 55 kg, in realtà io dovrei dire io ho una massa di 55 kg, il mio peso non è altro che 55 che moltiplica la costante di gravità g. Quindi sarebbe 55 per 9,81, quindi circa 500
newton, più o meno. Quindi la forza è un effetto, la massa è una caratteristica del corpo. Tutto qua. La terza domanda, invece, che mi fai è come si scompone un vettore nelle sue due componenti. Un vettore si scompone tramite gli angoli, quindi un vettore che tu puoi avere che ha una determinata direzione lo devi mettere all'interno di un sistema di riferimento cartesiano a due dimensioni. Quindi noi abbiamo il nostro bel vettore, che è questa cosa qua, ad esempio, cioè ho il sistema di riferimento, il mio vettore è la mia penna, e per decidere di scomporlo io non devo fare altro che moltiplicare o per il coseno dell'angolo o per il seno dell'angolo. Quindi per andare a prendere ad esempio la componente y del vettore, che è questa componente qui, io devo moltiplicare, per ottenere questa componente, devo moltiplicare per la lunghezza del vettore moltiplicata per il seno dell'angolo opposto al mio vettore, quindi il seno di quest'angolo qui. Se io voglio ottenere questa componente, che è la componente in x, invece devo moltiplicare la lunghezza del mio vettore per il coseno dell'angolo alfa, o comunque da quest'angolo qui, che è compreso tra il vettore e la mia componente. Questo è quanto. Così ottengo la componente x e la componente y del mio vettore. Dopodiché, se io le risommo tra di loro, cioè se sommo b di x e b di y dal punto di vista grafico, quindi col metodo punta coda, o il metodo del parallelogramma, ottengo di nuovo il vettore originale. Per quanto riguarda invece l'intensità del mio vettore, se voglio riottenere il valore della lunghezza del mio vettore iniziale, devo fare altro che fare cioè la radice quadrata della componente x al quadrato più la componente y al quadrato, e ottengo la lunghezza del mio vettore, quindi non è altro che la somma in quadratura delle sue componenti. Questo è quanto. Ok, quindi Ettore, penso di aver risposto alle tue domande. Poi Simone, per quanto riguarda le domande, cioè se un ripasso sugli integrali, se vuoi propormi qualche esercizio sugli integrali, volentieri, lo possiamo fare, però un ripasso sugli integrali, appunto, l'unico consiglio è, a parte riconoscere il tipo di integrale che hai davanti, l'unico consiglio è quello di fare tanti esercizi. Se hai degli esercizi specifici, volentieri, se vuoi proporli, li possiamo risolvere, appunto, possiamo anche fare matematica, tanto per noi è abbastanza indifferente fare una cosa o fare l'altra. Francesco Vaccaro, che okay, ho capito, grazie. Ok, poi potresti dirmi come si trova il modulo del momento della forza di attrito? Cosa vuol dire il modulo? Allora, intanto momento, perché c'è il momento torcente o il momento angolare, stiamo intendendo, immagino, il momento torcente di una forza. Il momento torcente non è altro che il prodotto vettore tra il raggio della forza, vettor forza. Il che cosa vuol dire? Vuol dire semplicemente, senza conoscere il coefficiente di attrito. Allora, un attimo, ci sono troppe domande già. Allora, penso a capo, sì, allora, il momento della forza di attrito è semplicemente è R che moltiplica la forza di attrito che moltiplica il seno dell'angolo compreso tra R ed F, quindi tra il raggio vettore e la forza F, che questo è l'angolo alfa. Per quanto riguarda la forza di attrito in particolare, la forza di attrito non è altro che la massa per l'accelerazione di gravità per il coefficiente, fondamentalmente, di attrito. Cosa significa poterlo calcolare senza il coefficiente di attrito? Non si può, perché o ho la conservazione del momento torcente che mi permette di calcolarlo, altrimenti non posso calcolarmelo senza il coefficiente di attrito. Quindi devi trovare il modo di ricavarti il coefficiente di attrito, senza non è possibile, perché ti manca proprio una variabile all'interno della formula. Quindi o il problema ti propone di calcolarti il coefficiente di attrito in altro modo, magari conoscendo i materiali di cui stiamo parlando, altrimenti diventa più complicato, cioè non penso si possa fare senza il coefficiente di attrito. Ecco, l'unica cosa, appunto, che ti dico è che tu abbia da calcolarti la conservazione del momento, quella è l'unica chance che si ha per evitare di utilizzare probabilmente il coefficiente di attrito. Il lavoro di una forza variabile, il lavoro non è altro che, abbiamo detto nella definizione di lavoro,
L è uguale al prodotto scalare tra la forza per lo spostamento, ovvero la forza per lo spostamento per il coseno dell'angolo compreso alfa. Se la forza non è una forza costante, ma è una forza che dipende dal tempo, quindi è un F di T, chiaramente non è che non si può fare, però diventa una forza che è una funzione. Quindi, non sei Leonardo, Samuel, che me l'hai chiesto, devi considerare la forza come una funzione, quindi deve essere data l'espressione della forza in funzione di qualcosa, che in questo caso è in funzione del tempo, perché se parli di una forza variabile, di solito si parla in funzione del tempo. Quindi anziché avere F per S per il coseno dell'angolo, avrai sostanzialmente l'integrale di questa forza qui, dove questa forza è espressa come una funzione. Quindi ti verrà detto che la forza è, ad esempio, un qualcosa che dipende dal tempo, quindi è una F di T che varia a variare del tempo, quindi può essere qualsiasi cosa, varia in maniera quadratica, varia in maniera cubica, varia secondo una radice, un logaritmo, quello che può essere, ma è funzione del tempo. Quindi la formula non cambia, ma la F diventa una F di T che è una funzione e va integrata su tutto il percorso, su tutto lo spostamento che viene fatto. Quindi hai l'integrale della forza in funzione del tempo per lo spostamento in DS, quindi dove, o in DX come lo chiami tu, che è la variazione infinitesima di spazio. Questa è l'unica cosa che si può fare, il lavoro a forza variabile. Francesco Baccaro, senza conoscere i coefficienti di attrito non avevo idea di come fare. Ah, pensavo fosse proprio per questo. Sì, esatto, purtroppo non c'è altro modo, se non hai modo di sapere in alternativa il coefficiente di attrito. Mi sai parlare mi si è cancellata la domanda, mi viene il teorema di Gauss, però ci sono altre due domande prima. Quindi Leonardo Gennai, allora, mi sai parlare dell'effetto Compton? Perché sto facendo un esercizio a riguardo sull'effetto Compton, giusto? Ma non so come risolverlo. Sì, allora, possiamo parlare dell'effetto Compton sicuramente. E fondamentalmente l'effetto Compton valuta come si disperdono le onde elettromagnetiche di base. Cioè il concetto dell'effetto Compton è come variano le onde elettromagnetiche in presenza di urto. Ovvero, quello che si deve fare è, allora, sarebbe l'urto di una particella, è uno scattering alla fine tra una particella e un fotone. Di base sarebbe lo scattering tra un elettrone e un fotone. Che cos'è il fenomeno di scattering? È un fenomeno di urto. Quindi quando io ho un fotone che urta contro un elettrone, quello che deve succedere è che si deve conservare fondamentalmente la quantità di moto. Quindi l'unica cosa che si può fare tra queste cose qua, cioè con queste cose qua, è conoscere l'angolo di scattering, quindi l'angolo con la quale viene il fotone incidente arriva a urtare il mio elettrone e l'angolo con il quale l'elettrone viene deflesso rispetto al fotone. Quindi una volta che il fotone arriva sull'elettrone, l'elettrone verrà sparato via da un'altra parte, il fotone subirà anch'esso una deviazione, io devo conoscere l'angolo con cui viene scatterato, quindi quando viene deflesso il fotone, e l'angolo con cui viene deflesso l'elettrone. E una volta che so tutto questo, devo applicare la conservazione della quantità di moto tra l'istante iniziale, quindi appena prima dell'urto, che avevo due particelle separate, avevo un fotone che stava arrivando e un elettrone che era immobile, e l'istante finale, dove ovviamente io ho ancora due particelle separate, però questa volta sono state sparate via con due angoli diversi, quindi dovrò scomporre il vettore quantità di moto sulle componenti x e sulle componenti y, sia per l'elettrone che per quanto riguarda il fotone. Questa è l'unica cosa che mi verrebbe da fare con l'esercizio. Quindi di base devi ragionare sulla conservazione della quantità di moto di elettrone e fotone. Non so se ho risposto, mi sembra l'effetto Compton, questo è quello che mi viene in mente, non so se ho risposto. Se hai una domanda più specifica, cioè volentieri provo a risponderti. Una spiegazione del principio di Taylor. Cos'è il principio di Taylor? Non ho mai sentito il principio di Taylor. Stiamo parlando del taylorismo? Stiamo parlando della Ford del 1800? Quindi non saprei cos'è il principio di Taylor. Giulio Giamello, se vuoi illuminarmi, illuminami. Non so di cosa stai parlando, francamente. Magari c'è qualcosa che mi ricorda questa cosa, non so. Il teorema di Gauss, sì, il teorema di Gauss, stiamo parlando di elettromagnetismo, quindi elettrostatica fondamentalmente. Il teorema di Gauss mi permette di calcolare il flusso di campo elettrico attraverso una superficie. E
se è questo di cui stiamo parlando, perché il teorema di Gauss ha fatto 732 teoremi, quindi stiamo parlando del teorema di Gauss riguardo alla elettrostatica, allora sì. Comunque, come si calcola il teorema di Gauss, che viene detto anche teorema del flusso, per l'appunto, proprio perché ci permette di calcolare il flusso di campo elettrico uscente da una superficie chiusa. E il teorema di Gauss ci dice fondamentalmente che il flusso di campo elettrico è uguale alla carica elettrica che viene considerata all'interno della superficie chiusa fratto la costante dielettrica epsilon 0, che se siamo nel vuoto è epsilon 0, altrimenti sarebbe la costante dielettrica relativa epsilon r, quindi il prodotto tra la costante elettrica del mezzo e la costante dielettrica del vuoto. Questo per quanto riguarda il teorema di Gauss. Perché è utile il teorema di Gauss? Perché ci evita un sacco di calcoli integrali sulle superfici per calcolare quante sono le linee di campo uscenti da una determinata superficie chiusa, indipendentemente dalla forma della superficie. Quindi questo è quanto. Se appunto parliamo del teorema di Gauss in senso elettrostatico, ecco, se non parliamo di altro. Io vorrei sapere se Giulio ha qualche spiegazione per il principio di Taylor e se Leonardo sull'effetto Compton vuole qualche spiegazione in più legata all'effetto Compton, al di là della conservazione, ma di farlo in maniera un po' più pratica. Però ditemi voi, sono curioso del principio di Taylor o della regola di Taylor, perché proprio non ho idea di cosa stiamo parlando, non è una cosa che mi è totalmente nuova, mi chiedo delucidazione a riguardo. Perché non fate anche lezioni di Matteo, perché non facciamo lezioni di matematica, mi dicono? Perché non fate lezioni di matematica con Matteo, come quelle di fisica? Sarebbe molto carino. Sarebbe bello, ma esatto, avete un sacco di ottime risorse, che anche Matteo sta rispondendo alla stessa domanda di là. Ci sono tante risorse in matematica online per poter sopravvivere, da UMath, matematicamente.it, c'è cioè Bombardelli, ce n'è insomma di ogni cosa, e per quanto riguarda fisica invece c'è molto meno, e quindi abbiamo cercato di coprire una cosa che primo sapevamo un po' di più perché siamo laureati in fisica, secondo perché il mercato era meno saturo, quindi abbiamo studiato un po' la cosa inizialmente. Giulio Giamello, adesso hai spiegato, ok, quindi intendo nello studio di funzione la serie di il principio di Taylor, appunto il principio di Taylor è la serie di Taylor, quindi stiamo parlando di, adesso mi è chiaro, in matematica molto semplice la serie di Taylor, perché semplicemente ti permette di riscrivere una funzione in maniera lineare attraverso le sue trasformazioni di derivata. Che cosa vuol dire? Che qualunque tipo di funzione continua e derivabile in uno spazio R3, tu la puoi riscrivere tramite le sue derivate, ovvero presa una funzione f di x e determinata un punto detto centro x con 0, io posso scrivere la formula di Taylor di questa funzione come f di x con 0 più f' di x con 0 per x meno x con 0 più 1 fratto 2 fattoriale f secondo di x con 0 per x meno x con 0 fratto 2 fattoriale e così via. Quindi sostanzialmente quello che fai è andare a riscrivere tramite dei termini che salgono sempre di grado, quindi a partire dalla funzione valutata nel punto più la derivata valutata nel punto più la derivata seconda valutata nel punto per un coefficiente di secondo grado più la derivata terza valutata nel punto per un coefficiente di terzo grado e così via. Quindi riscrivi in modo lineare e crescente la tua funzione. E non è un principio, è un teorema, il teorema di Taylor, della serie di Taylor, e ti permette di riscrivere in serie lineare qualunque tipo di funzione continua e derivabile. Esiste anche il principio, il teorema di Maclaurin, che è la stessa cosa, è la formula di Taylor ma centrata in 0, cioè quando il tuo x con 0 è uguale a 0. A che cosa è utile questa cosa? Un sacco di cose. È utile perché tutte le funzioni che andrai ad affrontare poi in analisi saranno sempre più complesse, e quindi spesso per calcolare i limiti o per calcolare le derivate, non tanto le derivate, scusa, ma i limiti, ti servirà cercare di semplificarle tramite le loro derivate. Allora, mi sono arrivate tante cose, adesso cerco di rispondere una alla volta. Giulio poi, no, non Giulio,
Sì, Giulio, dimmi se poi ho risposto alla serie di Taylor, ecco, quindi semplicemente un insieme di derivati, una somma di derivate della funzione. Un raggio, Leonardo Gennai mi ha scritto un po' di più sul problema. Allora, un raggio X diffuso da un elettrone libero cambia la sua lunghezza d'onda di 3,33 picometri, quindi c'è una fluttuazione di lunghezza d'onda. Determina direzione e propagazione dell'elettrone urtato sapendo che il fotone incidente ha una lunghezza d'onda di 0,525 nanometri che si propaga in direzione positiva delle X. Mi tornerebbe il doppio dell'angolo dato dalla soluzione. Non so se è utile la lunghezza d'onda che viene data. La lunghezza d'onda è utile nel momento in cui, nell'effetto Compton, perché devi mettere all'interno delle formule, quando tu calcoli la lunghezza d'onda è il rapporto di C fratto scusa, la frequenza, non la velocità, fratto la frequenza del tuo oggetto. Quindi ti serve quando fai la conservazione della quantità di moto, perché nella conservazione della quantità di moto dell'effetto Compton tu hai H per nu con 0, ni con 0, come lo chiami comunque, che è la tua lunghezza, non la lunghezza d'onda, la tua frequenza, fratto C, che è la parte iniziale, uguale a h nu fratto c coseno dell'angolo più mv coseno dell'altro angolo teta, quindi uno è il coseno di deflessione dell'elettrone, l'altro è il coseno di deflessione del fotone. Quindi sì, ti serve la lunghezza d'onda perché una riguarda quella del fotone ed è la frequenza del fotone, l'altra riguarda quella dell'elettrone della frequenza dell'elettrone. Aiuto, aiuto, sono arrivate troppe cose. Principio di Taylor, niente. Vabbè, questa roba non ho idea di cosa sia. Però mi sembra inutile il dato della lunghezza d'onda del fotone incidente quando ho già il delta. Ah, ok, se hai già il delta, tu dici. Se hai già il delta, effettivamente. No, non è inutile perché appunto sono due lunghezze d'onda diverse. Cioè, una è quella relativa all'elettrone, quindi hai il termine relativo all'elettrone nella conservazione della quantità di moto, e poi hai il termine relativo al fotone nella conservazione della quantità di moto. E inizialmente sono due termini separati, e lo sono anche alla fine, quindi avrai il termine del fotone più il termine dell'elettrone iniziale, e poi avrai il termine del fotone e il termine dell'elettrone, fotone-elettrone, insomma, finali. Quindi non dovrebbe essere irrilevante, ecco. Sì, chiaro. Ok, quindi semplicemente con qualunque funzione tu puoi applicare questa regola qua per quanto riguarda la formula di Taylor. Leonardo, io non so se sono stato chiaro su questo e non so se il motivo per cui ti viene esattamente il doppio dell'angolo non mi è molto chiaro, francamente. E una volta applicata la conservazione della quantità di moto, dovrebbe dirti che cosa hai adoperato se non la conservazione della quantità di moto. Magari l'hai risolto in modo diverso. A più O meno B più C più O meno D uguale A più C. Come si calcola l'incertezza? Non ho capito la formula, Ettore, non è chiara quella che hai scritto. Cioè, O che cosa sarebbe? È una O quella, 1,0? Che cosa sarebbe? E l'incertezza dipende da quella che intendi, se l'incertezza è relativa o l'incertezza assoluta o l'incertezza percentuale. O l'incertezza sperimentale. Quindi di cosa stiamo parlando? L'incertezza assoluta è il valore assoluto del valore massimo meno il valore minimo delle tue misure. L'incertezza relativa è quella relativa alla tua misura e quella percentuale si calcola a partire da quella relativa. Però ripeto, detto così, a partire da una formula che è una somma, non è chiaro di cosa stiamo parlando, almeno a me non mi è chiaro. Vorrei avere qualche riscontro, che Giulio ok, vorrei avere qualche riscontro da Ettore e da Leonardo. Aspetta che la riscrivo meglio, Ettore, ok, fammi sapere perché magari non ho capito che cosa intendi qui sul calcolo di incertezza, appunto quelli sono i metodi di calcolo di incertezza, magari c'è qualcos'altro che mi sfugge. Per quanto riguarda invece Leonardo, a parte applicare la conservazione della quantità di moto, non si può applicare altro, quindi quella variazione della lunghezza d'onda ti serve per andare a valutare le variazioni delle frequenze delle due particelle, prima e dopo.
Però, appunto, se poi c'è qualcosa d'altro. Se hai due valori sperimentali da sommare, come si calcola il valore medio della somma e come si calcola l'incertezza della somma? Bisogna sommare le epsilon. Allora, a riguardo ti invito a guardare il primissimo video di esercizi e i primissimi due video di esercizi che abbiamo fatto e anche di teorie, perché spieghiamo esattamente come si calcola l'incertezza sperimentale, assoluta, relativa, percentuale e tutto il resto. Quindi trovi tutto in quei due video che sono molto brevi, tra l'altro, quindi in una 10 minuti, un quarto d'ora hai tutti i dubbi chiariti, anche dal punto di vista scritto con degli esempi di esercizi, così non hai più dubbi proprio. Quindi ti invito a guardare questi due video qua, i vecchissimi video del canale, proprio i primissimi due o tre video del canale, se non sbaglio, ormai di 2 anni e mezzo fa. Leonardo, io ho usato la formula delta, aspetta che me la scrivo, hai usato la formula delta lambda, quindi la variazione della delta lambda è uguale a che cosa? È uguale a h per 1 meno il coseno dell'angolo alfa fratto la massa dell'elettrone per c. Esatto, Leonardo, questa è la formula che devi utilizzare e non vedo cos'altro, non vedo cos'altro, ti viene il doppio dell'angolo. Mi sembra strano, nel senso che questa è la formula corretta da utilizzare e in alternativa comunque a delta lambda bisognerebbe rifare tutto il procedimento considerando le masse delle particelle, ma in questo caso sull'effetto Compton sarebbe un po' più complicato perché bisognerebbe introdurre il problema relativistico del fotone che è massless, quindi avrebbe un momento ma non avrebbe una massa, quindi se non ti viene dato il momento non puoi calcolarti niente. Quindi sì, anch'io avrei utilizzato questo, se ti viene il doppio francamente non vedo il motivo, magari è anche un errore del libro che viene il doppio, non c'è motivo per cui debba venire il doppio, questa cosa qua è corretta, questa cosa qua, quindi va bene così. C'è qual quadra da qualche parte, magari nel libro semplicemente o dove hai questo riferimento, un PDF di qualche tipo che può essere. Ok, esco e vado a vederlo, grazie. Ok, ottimo. Non compare la lunghezza d'onda. Lì intendi nella formula? Perché se nella formula sì che compare, il delta lambda che compare la lunghezza d'onda. Che cosa intendi non compare la lunghezza d'onda? Perché nel testo c'erano le lunghezze d'onda, ti venivano date, erano in nanometri e in picometri, se non sbaglio. Ah, perché, scusa, avevo letto male che uno era il delta, allora uno non era la frequenza, la lunghezza d'onda di uno dei due, probabilmente avevo letto male io. Chi mi avevi detto? Cambia la sua lunghezza d'onda? Sì, no, hai ragione, era un delta quello lì, hai ragione. La lunghezza d'onda del fotone incidente in realtà ti dovrebbe rientrare nel momento in cui tu utilizzi la conservazione della quantità di moto, ripeto, perché quella lunghezza d'onda che tu hai è la lambda con zero del fotone. Sì, 333 è esatto, è la variazione è il delta lambda, quindi è la variazione della lunghezza d'onda dopo l'urto, però quello che tu hai del fotone è la lambda zero. Cioè tu hai quanto vale la lunghezza d'onda del fotone all'inizio e quindi ti puoi calcolare quanto vale nu zero, che non è altro che la frequenza del fotone all'inizio, che ti serve per calcolarti la quantità di moto, per la conservazione della quantità di moto. Perché tu hai la quantità di moto del fotone iniziale, che non è nulla, ma perché si sta muovendo verso l'elettrone, e dopodiché hai la quantità dell'elettrone che viene sparato via con il coseno del suo angolo, più la quantità del fotone che viene sparato via con il suo angolo. Quindi quella lunghezza d'onda
iniziale che ti viene data di 0,525 nanometri è la lunghezza d'onda che ti serve a calcolarti in U0, che è la lunghezza, è la frequenza iniziale del fotone. Per quello che al di là della formula sarebbe utile utilizzare la conservazione della quantità di moto ed eventualmente anche la conservazione dell'energia. Quindi, entrambe le cose. Quindi perché serve il 0,525 nanometri è perché ti permette di calcolare la conservazione della quantità di moto nell'urto. Io proverei a risolverlo con la conservazione della quantità di moto di base, perché ti crea un sistema insieme alla conservazione dell'energia e ti permette di calcolare gli angoli che ti servono. Quindi io propenderei più per quello alla fine che non utilizzare la formula della variazione della lambda, della lunghezza d'onda, vengono i nomi in italiano. Teo? Teo? Teo, sei vivo? Sì. Ok. Esatto, sì. Ok, allora esatto, siamo di concordi per poter concludere la live oggi. Allora io direi che potremmo anche dare appuntamento la prossima settimana, se sei d'accordo. Magari la prossima settimana vediamo di fare anche qualcosa in più. Comunque continueremo a fare questa cosa doppia. Vi avviseremo ovviamente durante la settimana su come fare. Faremo altre live per quanto riguarda il programma di quinta e mi munirò anch'io probabilmente di metodi per scrittura, quindi potremo risolvere dei problemi veri e propri che forse sarà un po' più easy anche rispondere a molte delle vostre domande. L'ultima cosa che dico a Leonardo è prova a vedere appunto se riesci a risolvere con conservazione della quantità di moto e conservazione dell'energia. Fai un sistema tra la coppia delle equazioni e le due incognite che dovresti avere sono il angolo di deflessione dell'elettrone e angolo di deflessione del fotone, dovresti poterlo risolvere. E così sfrutteresti anche l'informazione iniziale della lunghezza d'onda del fotone. Per ora quindi abbandoniamo qua. Se avete delle cose, magari se avete delle cose da poter mandare, mandatecele via mail e noi risponderemo tramite la live. Ad alcuni sappiamo che non abbiamo risposto, ma purtroppo il tempo è quello che è anche per noi. E così, altrimenti ci farete domande come oggi direttamente in live. Va bene? Bene, ok, vi saluto, tanto qua c'è un ritardo della miseria e ci vediamo direttamente alla prossima volta. Chissà quando vedrete questo saluto, io ormai sarà già sera, starò già cenando probabilmente. Ciao ragazzi.